Smetti di seguire su Facebook. A cosa serve e perché è utilissimo? Care amiche, cari amici da Andrea Ciraulo, bentrovate e bentrovati su Fare Smart. Se oggi vado a guardare la mia timeline di Facebook, pur avendo io qualche centinaio di amici, mi trovo un bel messaggio. Ti diamo il benvenuto su Facebook. Inizia aggiungendo i tuoi amici, vedrai i loro video, le loro foto e i loro post qui. Ma com'è possibile questa cosa dal momento che io degli amici ce li ho e come su Facebook? Ne parliamo fra pochissimi secondi. Prima una premessa, che è quella del fatto che dovremmo stare tutti il meno possibile su Facebook, quindi di fatto a volte cerchiamo di ragionare su come rendere migliore il nostro Facebook, quando di fatto la cosa migliore che possiamo fare è evitare di usarlo, perché davvero oggi su Facebook c'è poco valore, c'è poco contenuto utile, c'è poco arricchimento per la nostra vita. Spostiamoci da altre parti, usiamo altri strumenti per arricchirci, per informarci, guai a chi si informa su Facebook, e per instaurare relazioni positive con i nostri amici o con persone che non conosciamo. Detto questo, comprendo che alcuni ancora siano legati a questa piattaforma, e allora l'invito che faccio è, almeno se proprio la dobbiamo usare, cerchiamo di renderla una piattaforma migliore. Cerchiamo per quanto possibile di renderlo un posto più vivibile. E allora lo strumento, a mio parere, in assoluto più utile per fare questa cosa è lo smetti di seguire. Che cos'è? Fondamentalmente è una cosa che io adesso non posso fare perché l'ho già fatto con tutti. È la possibilità di cliccare su un piccolo menu su ogni singolo post che noi vediamo nella nostra timeline, che ci permette di aprire un menu nel quale c'è un non seguire più, ok? Nel momento in cui noi clicchiamo su quel non seguire più, per cui i tre pallini in ogni post, cioè sia sul mobile che sul desktop che sul computer, così come c'è nel profilo di ogni singola persona con cui siamo amici, quindi possiamo attivarla sia dalla timeline quando vediamo un post che dalla pagina profilo di ogni persona, nel momento in cui noi clicchiamo su smetti di seguire succede una cosa magnifica, ovvero che non vediamo più i post di quella persona da nessuna parte. Ci siamo totalmente liberati di quella persona. E lo so che sembra un po' brutto dirlo, ma a volte questa cosa qua è indispensabile, perché ci sono tante persone che pubblicano su Facebook cose che a noi non interessano. Attenzione, anche se sono nostri amici, perché magari sono nostri amici per la pelle, magari ci vogliamo un bene dell'anima, ma non ce ne frega assolutamente niente di quello che pubblicano su Facebook. E allora smetti di seguire ci permette di non vederli più. Attenzione, dal loro punto di vista loro non sanno che non li stiamo seguendo, per cui noi non li vedremo più, ma per loro non cambia assolutamente nulla, per cui se qualcuno di noi oggi si sente un pochino intimorito da questa cosa per paura di offendere l'altra persona o che l'altra persona ci rimanga male, questo non succede. Smetti di seguire, non ce li fa più vedere, ma loro non lo sanno. Continuiamo a rimanere amici. Se clicchiamo sul loro profilo, vediamo tutto quello che hanno pubblicato. Semplicemente non li vediamo più nella nostra timeline. E allora io credo che per avere un Facebook migliore tutti dovremmo combattere la nostra FOMO, la fear of missing out, la paura di rimanere chiusi fuori, e smettere di seguire le persone. Cerchiamo di costruire in Facebook un ambiente più positivo possibile e più simile possibile alle nostre aspettative, che attenzione non vuol dire entrare nella bolla in cui tutti la pensano come noi, non è ciò a cui mi riferisco, ma entrare magari in quella bolla in cui tutti dialogano come vorremmo noi, quindi anche chi la pensa diversamente lo fa per esempio utilizzando certi toni e un certo tipo di linguaggio. Il consiglio che io vi do è di usare lo smetti di seguire come se non ci fosse un domani. Non abbiate paura di smettere di seguire, non abbiate FOMO, non abbiate paura di rimanere chiusi fuori, perché di fatto non succede, e vedrete che piano piano vivrete questa cosa con assoluta liberazione. Nel momento in cui cambiate idea con una certa persona, magari tornate sul profilo di quella persona e annullate lo smetti di seguire, quindi tornate a seguire la persona. In ogni caso,
In questa maniera io sono riuscito nel tempo a costruire una bacheca Facebook che era perlomeno accettabile, perlomeno vivibile. E torniamo allora al punto di partenza. Com'è che oggi la mia bacheca Facebook mi dice ti diamo il benvenuto su Facebook, inizia aggiungendo i tuoi amici? Beh, perché io a un certo punto ci ho preso gusto e ho deciso di sperimentare e ho smesso di seguire tutti. Tutte le mie centinaia di amici, uno dopo l'altro, piano piano, ci ho messo alcuni giorni perché passo 10 minuti al giorno su Facebook al massimo, ci ho messo un po' di tempo, ma oggi non seguo più nessuno. E a cosa mi serve questa cosa? Beh, in realtà mi è servito più a sperimentare che altro, non è una cosa che vi consiglio di fare, ma devo dire che personalmente nella mia vita ci trovo una cosa utile, ovvero che capitava a volte di andare a finire su Facebook comunque, nonostante tutta la mia scorza, nonostante il fatto che a me non piace, nonostante il fatto che sono bene o male carrozzato contro un'applicazione come Facebook, beh, ci passavo più tempo di quanto desiderassi. Più tempo di quanto desiderassi vuol dire una media di 10 minuti al giorno, ma io ci volevo passare meno di 10 minuti al giorno su Facebook. D'altra parte, non mi volevo disiscrivere da Facebook, non volevo fare il gesto forte che pure condivido che fanno alcuni, perché a volte Facebook mi serve. Ci sono alcuni gruppi, molto pochi devo dire, ma ci sono, che seguo con piacere. Ci sono comunque delle novità su cui voglio tenermi aggiornato, perché è un social network rilevante oggi nella comunicazione digitale. E sarei sciocco, io che mi occupo anche di comunicazione digitale, a non volerlo studiare ogni volta che c'è una novità. Insomma, Facebook mi serviva. Ma per evitare questo richiamo delle sirene, smettendo di seguire tutte le persone che ho come amici, oggi io, anche se apro Facebook, mi trovo un bel messaggio: ti diamo il benvenuto, non c'è niente da farti vedere. E quindi in maniera un po' naturale ho mantenuto il vantaggio di avere ancora a disposizione Facebook nel caso in cui mi dovesse servire per qualsiasi scopo, ma non ho più il richiamo della sirena di quella maledetta bacheca che uno dice ci do un'occhiata per un minuto e poi ci rimane sempre almeno 10 minuti. Lo ribadisco, smetti di seguire, non deve farvi paura, non dovete pensarla come una cosa drastica da usare solo in condizioni particolari, in condizioni drammatiche, in condizioni tragiche. È una cosa che dovremmo fare tutti molto più spesso e con molta più nonchalance. Ogni volta che una roba non ci ispira, smettiamo di seguire. Vedrete che i nostri amici, c'è sempre il modo di continuare a seguirli, c'è sempre il modo di rimanere legati e legate a loro. Non ci perdiamo poi chissà che cosa, è tutta una questione psicologica, sono le piattaforme che cercano di tenerci ancorati alla piattaforma, ma in realtà la nostra vita la viviamo altrove, possiamo viverla altrove. In questa maniera ci manteniamo anche tutti gli strumenti positivi di Facebook. Una cosa che non ho citato è il fatto che io ho delle pagine Facebook che uso a volte per delle piccole sponsorizzazioni Facebook e quindi ancora una volta mi serve avere Facebook a disposizione. In questa maniera noi ci teniamo Facebook, ma ci perdiamo tutto il richiamo, tutta quella spazzatura che a volte Facebook ci propone. Io vi ricordo di venire a trovarmi su Telegram, visto che non ci piace Facebook, ma ci piace Telegram, sul mio canale, sul canale delle Officine Media, su officine.me/telegram, è lì che ci sono i backstage, gli extra, risorse e tante cose che troverete sicuramente utili, ma soprattutto fatelo meglio, fatelo veloce, fatelo smart.